Una mattina carica di emozioni, quella dello scorso sabato presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria per l'incontro intitolato Mai più, organizzato dall'associazione Fare per Bene ETS in collaborazione con OTB Foundation No Profit, che per la prima volta ha voluto la presenza di Valentina Pizzalis, donna sopravvissuta al tentativo di femminicidio da parte del marito e presto diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne in Italia, e Giusy Laganà, direttrice generale di Fare per Bene ETS. Presenti per i saluti istituzionali vi erano il consigliere Mario Cardia, la delegata della Commissione alle Pari Opportunità Francesca Porpiglia e l'assessore comunale per la scuola, l'università e la ricerca Anna Briante. Un appuntamento che ha visto coinvolti molti studenti degli istituti Panella e Vallauri di Reggio Calabria, cittadini, autorità, televisioni, media locali e regionali. Valentina ha parlato dei percorsi di prevenzione e educazione contro ogni forma di violenza e cyberbullismo di genere realizzati dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico di Fare per Bene. Ha poi risposto alle tante domande degli studenti e ha parlato del suo libro, scritto insieme a Giusy Laganà ed edito da Mondadori, che si intitola Nessuno può toglierti il sorriso, diventato nel tempo un grande bestseller. Al termine della giornata abbiamo ascoltato gli addetti ai lavori e il consigliere comunale Mario Cardia ai nostri microfoni di Telemia. Un momento per riflettere sul tema della lotta alla violenza contro le donne, ogni forma di discriminazione con Fare per Bene e Only the Brave Foundation. Realizziamo questo tipo di progetti, questo in particolare si chiama Mai più contro la violenza sulle donne in tutta Italia. E io da regina sono molto felice di essere oggi per la prima volta nella città di Reggio Calabria. La prevenzione e la sensibilizzazione fanno in modo di far conoscere ai ragazzi e alla cittadinanza tutta quali sono i campanelli d'allarme, il tema del consenso, dell'essere d'accordo, di una responsabilità personale, di una responsabilità sociale. Se tutti insieme impariamo a riconoscere questi fenomeni, automaticamente sappiamo come non far più che accadano, ma soprattutto come uscirne nel momento in cui questi si dovessero verificare e cercare aiuto. Quello che vuole fare la Commissione Pari Opportunità, di cui sono responsabile provinciale per l'area di Reggio Calabria, è porre in essere tutte quelle che sono le misure volte appunto al contrasto della violenza di genere, come possono essere questi eventi o comunque anche altri interventi di natura anche, proposte anche di natura legislativa. Esiste, e lo dico da sempre, un codice, il codice rosso, una legge del 2019, e il numero di riferimento, il numero d'emergenza è il 1522, e c'è anche il gesto antiviolenza, che è questo, che ha salvato la vita a parecchie ragazze e a parecchie donne. Il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno purtroppo, ahimè, in continuo aumento. È necessario fare un lavoro di sensibilizzazione molto più forte, che parte dal piccolo e che coinvolga soprattutto le scuole, e oggi qui c'è stata una testimonianza importante. Io, consentitemi anche di ringraziare l'Istituto Panella Vallauri, che è stato qui presente e ha dato un contributo con i ragazzi del quarto e quinto liceo fondamentale alla realizzazione di questo evento. Felice di essere a Reggio Calabria per portare la mia testimonianza, per mettere in luce i campanelli d'allarme, mostrarmi come un monito, quindi non fate come ho fatto io, perché ho sottovalutato e non ho saputo riconoscere. La mia vita ormai è stravolta dal giorno, insomma, che è successo tutto questo, perché non solo il mio aspetto è stato devastato, ma la cosa più dura e dolorosa da accettare è la disabilità e il fatto di non essere più autosufficiente, quindi la mia vita è totalmente stravolta. Ma si può andare avanti comunque, si può vivere una vita dignitosamente, in qualsiasi modo. Non bisogna mai accettare il controllo e il possesso, e non bisogna fare come me, che ho confuso appunto il controllo e il possesso per semplice gelosia. Il controllo e il possesso non hanno niente a che fare con l'amore, quindi quando ci si rende conto che si sta attuando, si sta subendo questo tipo di meccanismo, bisogna aprire gli occhi, fare un passo indietro, chiedere aiuto o comunque farsi aiutare.